Bene ragazzi, eccoci al secondo appuntamento di questa sera. Bando alle ciance, lascio subito la parola ai nostri due speaker e lascio a loro l'onere di presentarsi. Ciao, a dopo. Buonasera, parto io, sono Alessandro. Abbiamo una sessione in co-speech, quindi vi parleremo io e Giuliano dell'attacco dei cloni e la ribellione dei container. Ora chiedo scusa per il titolo nerd, però prima di tutto volevo ringraziare cioè per avere questa possibilità HomeGen e volevo ringraziare CloudGen, quindi. Soprattutto Andrea e Marco che appunto hanno organizzato tutto questo, un'iniziativa molto molto interessante. Quindi, dicevo, con questa sessione vogliamo andare a parlare un attimino di quello che è il mondo del provisioning dei dati, sfruttando appunto un parallelismo tra le varie soluzioni che abbiamo dal mondo container su SQL Server e il mondo del cloning, sempre utilizzando il nostro RDBMS Microsoft. Quindi, come dicevo prima, dopo lascerò a Giuliano la possibilità di presentarsi un po' meglio. La mia parte tratterà la parte di cloning e la parte di Giuliano invece si occuperà un po' di più di quello che riguarda il mondo dei container. Ok, a parte ovviamente la frase nerd, ci vorrebbe anche la musica qua sotto, forse per dare un po' più effetto alla cosa. Proseguiamo. E quali sono i tre annosi problemi che molto spesso, ovunque io vado, ovunque io senta, in generale vengono fuori dal mondo non solo dello sviluppo e non solo della produzione, ma anche proprio nel mondo di tutto quello che è la pipeline, il life cycle dei nostri database, sento spesso dire appunto come faccio a fare debug delle nostre applicazioni sfruttando dati di produzione, però senza connettermi alla produzione, anche per i casi limite. Oppure, come posso fare un performance test o un integration test usando i dati di produzione, quindi fare in modo di sfruttare appunto quei casi limite che sono solo propri di alcune nostre realtà, di alcuni nostri clienti. Ed infine, anche se in realtà nel mio caso è uno dei più importanti, essendo molto spinto sulla parte di automation, come posso capire se uno script di deploy darà problemi o darà regressioni soltanto prima di eseguirlo effettivamente in produzione? Ecco, questi tre sono i problemi più frequenti che secondo me e secondo noi la soluzione isolata risolve. Abbiamo capito che ormai tutto questo mira a un concetto, che è il concetto del provisioning. Cosa intendiamo con il provisioning? Ottenere dati di produzione, in questo caso in pochissimo tempo. Avere la possibilità di automatizzare il processo e la generazione dei dati e soprattutto avere questa realtà in un ambiente che non sia di produzione. Questi fondamentalmente sono i tre modi in cui vorrei avere un provisioning di dati. In più, con dei requisiti particolari che sono dati reali, però magari offuscati, come si dice anche in gergo, mascherati utilizzando appunto gli algoritmi di data masking, sia embedded laddove possibile nelle versioni di SQL che ancora lo consentono, sia con prodotti di terze parti. Punto più importante, isolato e ripetibile, quindi un'entità completamente containerizzata in qualche modo, sia che sia un clone, sia che sia tramite Docker o tramite altri algoritmi di containment, ripetibile perché devo poter eseguire più volte il mio test, la mia review degli script. E questo anche per ridurre la velocità con cui ottengo il feedback. Quindi ottengo un feedback il prima possibile, essendo
il prima possibile avvisato appunto di eventuali problemi o regressioni, andando di fatto anche a ridurre quelli che sono i tempi che di solito un DBA è abituato a investire in produrre script a mano, eseguirli, testarli, validarli e così via. Detto questo, su SQL abbiamo degli approcci molto classici, i più diciamo legacy, se vogliamo determinarli così, ma gli unici che erano possibili fino a poco tempo fa: partire da un backup della produzione facendo un restore sui nostri ambienti, e ovviamente ogni volta che avevamo bisogno di ripetere un test o di ripetere delle modifiche anche a un database e quindi avere un ambiente isolato, l'unico modo era fare il restore con un bel override del nostro database su test. Oppure le altre due possibilità sono molto simili: comunque usare delle bulk insert, delle bulk load, sfruttando software di ETL come ad esempio Integration Services o script, oppure semplicemente laddove le macchine, non è bellissimo, ma laddove le macchine si vedono e riescono a fare trasferimento dei dati, copia utilizzando i wizard che alla fine dietro le quinte generavano comunque degli Integration Service al fine di creare un flusso appunto di copia dei dati. Questi sono gli approcci classici, ma ovviamente quelli più moderni, che è quel che riguardano proprio quello di cui andremo a parlare, sono basati su punto di terze parti direttamente su SQL Server oppure anche tramite Docker. La parte di clone nativo, il dbcc clone database, è quel comando che consente di eseguire un clone del nostro database solo per quanto riguarda statistiche e dati che riguardano le performance, quindi per fare performance analysis, no dati. Questo è estremamente importante comprenderlo. I virtual clone, usando il SQL Clone by Redgate, che alla fine è il tool che volevo mostrarvi, scusate. I virtual clone sfruttano i virtual hard disk e quindi la virtualizzazione di Windows per creare, montare delle immagini alla fine degli hard disk che hanno al loro interno copia del database di produzione da cui derivare dei cloni, e poi i container, e quindi in questo caso Docker, magari con l'ausilio di altri strumenti che consentano appunto di lavorare sul mondo SQL. Quindi, come potete vedere, approcci moderni non sono così lontani da quelli che si possono trovare all'interno anche di Azure, piuttosto che con approcci che in generale sono visti moderni dal mondo dev. Ecco, anche lato dati è possibile muoversi in questi contesti con queste metodologie, compreso Docker, che fino a poco tempo fa non era magari proprio certificato fino in fondo. Dal 2017 invece c'è anche il licensing, quindi ormai si può parlare di produzione e anche di cross-platform. Come funziona l'approccio del cloning? Immaginate di avere un'immagine di partenza che si chiama data image, che alla fine non è altro che una copia full byte del database sorgente, e copia che può essere creata direttamente da un backup, quindi da un file back, piuttosto che da un database online, laddove avete accesso. Gli oggetti isolati che vengono creati sono i cloni, cloni a partire dalla data image, che in maniera trasparente a voi sembrano database di produzione ufficiali, ma che per essere creati anche a fronte di giga e giga di dati impiegano al massimo dai 10 ai 30 secondi, ok? E occupano qualche decina di megabyte. Chiaro, perfetti in read-only. Dal momento in cui cominciamo a scrivere, questi 40 mega potenzialmente potrebbero aumentare, perché alla fine sono il delta rispetto allo snapshot da cui viene creato il clone. Ogni data image può generare ovviamente n clone. Allo stesso modo ci possono essere più data image, e ogni data image di suo può avere più cloni. Ok, questa è un po' l'architettura che vi trovate. Immaginate di avere appunto una macchina che viene definita la macchina dove sta il clone server, quindi è quel server laddove andiamo ad installare il clone server, che è un servizio di Windows.
al quale possiamo accedere tramite un web client o tramite PowerShell con delle commandlet dedicate appunto per la gestione degli oggetti di questa piattaforma, oppure un portale web molto semplice, molto intuitivo. E fondamentalmente che cosa succede? Se dal web client o dal PowerShell viene richiesta la creazione di una nuova immagine, l'agent si occupa di andare a prendere il database di produzione, appoggiare un virtual hard disk su un file share, che è un prerequisito, quindi bisogna avere un file share condiviso poi tra quelle macchine che devono consultare il database, fondamentalmente i cloni e le immagini. L'agent si occupa di creare l'immagine e allo stesso modo dall'immagine si occupa di andare a creare i clone che derivano dall'immagine. Tutte le informazioni dei metadati riguardanti i cloni e le immagini create sono all'interno di un database che si chiama SQL Clone Config, che è il nome di default del database che viene creato al lato dell'installazione di Redgate. Questa è un po' l'architettura. Quello che volevo farvi vedere è una demo in cui in realtà tutta questa architettura è all'interno di una macchina sola. Quindi inizio a condividere il mio monitor. Eccoci qua. Allora, questo è il portale web del SQL Clone. All'inizio ovviamente è vuoto, vi dà la possibilità di vedere le immagini oppure i cloni. Ho già creato qualcosa a titolo di prova. Potete far tutto direttamente da qui. C'è un Getting Start che vi consente di scaricare gli agent, di creare le immagini, di creare i cloni. Però come è stato fatto l'ambiente? Non è niente di più che una macchina virtuale con su SQL e il SQL Clone installato. Questa macchina virtuale ovviamente ha servizi di SQL Clone installati qua sopra e l'istanza è una sola ed è quella che viene utilizzata sia per il nostro database di produzione, che è questo Stack Overflow 2010, e vi faccio notare che è un database di 10 giga, ok? Poi l'immagine che viene creata invece viene generata su un file share, quindi è stato creato un file share che è visibile dal nostro agent, quello di SQL Clone, e qui dentro, guarda caso, c'è un virtual hard disk con all'interno appunto i nostri file dell'immagine. Quindi che cosa succede? Quando andiamo a creare una nuova immagine da qui o da un backup o da un SQL Server, quello che viene generato, visto che vi chiede sia da dove partire, quindi ad esempio usando l'istanza e il nome del database da clonare, e poi vi viene richiesto il file share, immediatamente prima vi viene anche chiesta la possibilità di aggiungere un file di progetto di masking, cioè uno di quei progetti che vi consente di offuscare il dato sulla base di regole. Non è oggetto di questa demo, però ho messo o vi farò avere comunque, se mi contattate, delle risorse per quanto riguarda appunto anche questo strumento. Comunque qui vi dà tutti i link per consultare. Qui ci vorrà il file share su cui andare a appoggiare l'immagine e dopo una review date l'ok, gli date un nome e questa immagine viene creata. Ovviamente trattandosi di una full byte copy di un database ci vorrà il tempo che le vostre macchine impiegano per copiare appunto quel database da 10 giga su un particolare file share. Quindi quella è la vera operazione onerosa. Da lì in poi, sulla base di un'immagine esistente, che ho già precedentemente creato, posso andare a creare un clone con la possibilità di andare anche qui a modificare i dati per fare in modo di fare un setup isolato di questo clone, determinando ancora l'istanza e dando un nome al clone, vado a generare un clone che altro non è che un database. Un database che, guarda caso, punta al percorso, ho usato quelli di default, in cui
ho il mount dell'hard disk. Quindi utilizza il mount sulla base dell'immagine creata sulla share e poi in realtà l'occupazione effettiva è 45 mega. Ok? Quindi qui dentro ho, visto che ne ho fatti 3 o 4, 112 mega effettivi di spazio occupato. Questa è invece l'operazione veloce di creazione dei cloni. Ora, il mio obiettivo non è ovviamente farvi vedere questo strumento e basta, perché si documenta anche sui siti dedicati. In realtà è quello che ho fatto su Azure che mi interessa. Come dicevo, la macchina virtuale funge sia da macchina di produzione che da macchina di test. Avrei potuto installare due istanze, ma poco cambia, stiamo sulla stessa macchina in questo caso, e in più la stessa macchina è stata usata anche come agent di build di Azure. Ho fatto tutto su una macchina per comodità. Su questa macchina sono state installate anche le commandlet di PowerShell, perché il mio obiettivo nella demo era creare un agent che puntasse alla mia macchina, creare una service connection che altro non è che la mia macchina esposta su Azure, ok? Quindi questa è la nostra macchina virtuale con su tutto praticamente. Creando questo server ho la possibilità di andare a generare la nostra pipeline di build. Pipeline di build estremamente semplice dal momento in cui abbiamo già i nostri script. Ne ho generate due, a dire il vero, una per l'immagine, una per i clone. Ovviamente cosa faccio? Tutte le volte che voglio rigenerare l'immagine vado a creare tramite questa build, che non ha trigger di continuous integration, ma che è o schedulata o eseguita manualmente. Ok? Quindi questo mi serve solo per creare, diciamo, il punto da cui voglio partire a fare i cloni per, ad esempio, testare i miei script di rilascio. Questa build invece mi consente di andare a creare tutti i cloni che voglio per isolare i miei test. Ok? Quindi su Azure e Azure DevOps ho tutto pronto per andare ad eseguire quello che è stato creato all'interno di un mio Git repo, creato appositamente, in cui ho messo le due build pipeline, più una sezione script, e ve la faccio vedere da Azure DevOps, dove ho uno script di cloning per generare il clone, e nel caso in cui io gli dica di, in realtà gli dico sempre di cancellare il clone se esiste già, e una parte che lo va a rimuovere e basta. Ok? Quindi l'idea è, faccio il clone, ok? Se decido di clonarlo, di buttarlo, lo rimuovo, altrimenti faccio il clone, eseguo i test e poi rimuovo il clone. Questo fa la mia build. Tant'è che se guardate qui, lancio il clone, ok? Eseguo uno script di breaking change, rimuovo il clone. Il mio script di breaking change è molto banale, vado ad aggiungere a una tabella che ha già dati una colonna che non ammette nulla. Quindi mi aspetto che la mia build testi questo script, l'ho fatto in una build di pipeline, ma la cosa migliore forse in questo caso era farlo su una pipeline di release. Quindi mettendolo in una pipeline di release avremmo potuto dire fermati e dai un avviso a un particolare individuo del nostro team che decide il da farsi, se intervenire manualmente piuttosto che proseguire. Comunque, che cosa fa questa build? In maniera molto semplice, facciamola partire. È bello che fallisca, perché in realtà deve fallire. Che cosa succede? Molto semplice, scarica i miei source script, eseguo il mio script per fare il cloning. Ok, ho generato un clone in 8 secondi e utilizzando un tool che avevo già nella mia pipeline, uno step template, diciamo, un SQL Duckpack Deployment, invece che fare deploy su Azure, l'ho fatto direttamente su una SQL su Virtual Machine. Quello che mi prendo, scusate, quello che mi prendo è alter table only allows columns to be added can contain null e così via. Insomma, ho preso l'errore ancora prima che io potessi andare in produzione, e questa cosa
mi consente di andare molto cauto poi a fare un rilascio solo quando i miei script di deploy che ho generato appositamente con le mie migrazioni manualmente generati con un tool non diano problemi ai miei ambienti. Ok, qui il nostro build dice che è fallito, il nostro clone è sempre qui presente. Se andiamo a cambiare il nostro script di breaking change in questo modo, scusate un attimo perché non ho aperto ancora la bash. Ok. Aggiungiamo la nostra colonna null. Portiamo nella nostra branch server e in teoria in continuous integration è partita una nuova build e se tutto va bene questa funzionerà come deve. Ecco, già a fare il checkout ci sta mettendo un bel po' di tempo. In questo momento ovviamente non abbiamo il nostro clone perché è stato buttato via per essere ricreato. Vediamo se sono io, immaginavo. Ok, ci ha messo 2 secondi in realtà a fare il checkout. Il PowerShell ha eseguito il clone, lo script di deploy non ha dato problemi e alla fine posso dire perfetto, il mio script di deploy è andato bene, step successivo posso promuovere questo script e rilasciarlo. Ripeto, l'ho fatto in una pipeline di build per il semplice motivo che avevo già qualcosa di pronto, però forse il posto migliore per andare a fare questo tipo di controllo è rimanere sulla parte di release, in modo da avere anche un flusso di approvazione da parte di un DBA, ad esempio. Quello su cui volevo fare molta attenzione, volevo porvi l'attenzione, era proprio quello di poter isolare n volte il risultato dei nostri test, quindi isolato, ripetibile, qualunque cosa che ci possa consentire anche l'automazione. Vi faccio notare che gli script PowerShell sono veramente molto semplici. Ok, una connection, una get e una remove in questo caso. In più vi dà la possibilità di mettere in pipe anche questo wait SQL clone operation che vi dà la possibilità di farlo in sincrono, in modo da attendere le operazioni. Chiaro, io ho messo tutti questi parametri fissi qua sopra, non ho parametrizzato anche perché non mi volevo concentrare sull'architettura della build, però fatto bene questo strumento diventa un semplicissimo script tutto parametrizzato senza nulla in chiaro, con la possibilità di dare nomi diversi ai clone sulla base, che ne so, del timestamp piuttosto che di un progressivo tecnico che serve a voi. Quindi mi interessava molto focalizzarmi su quello che era il focus, ovvero isolamento, ripetibilità, prevenzione delle regressioni, feedback immediato, che dal mio punto di vista è sia potente sia approccio molto molto DevOps. Chiaro, quello che ho eseguito qui gira tranquillamente con Azure DevOps, c'è la possibilità anche di sfruttare le commandlet di Redgate direttamente sulle macchine Windows in generale, se volete fare i vostri agenti, direttamente su Azure DevOps invece avete gli step che potete utilizzare se non conoscete YAML o se volete farvi aiutare appunto dall'assistant. Qua avete comunque questi, ok? Quindi una volta che andate a definire i vostri parametri, e qua date
percorso, questo vi genererà nient'altro che un task proprietario. Quindi tutto quello che io ho fatto con PowerShell, vabbè in questo caso è il clone, però se andate a vedere la build delle immagini, questo task è quello che fa l'altra build, cioè la creazione semplice dell'immagine, quella che viene schedulata. E vi faccio notare questa build, quando genera l'immagine effettivamente da zero la prima volta, ci mette intorno, quando va bene, 7 minuti per fare la full byte copy, in questo caso del nostro database di produzione. Ed è semplicemente questa, è il mio script di image from DB, che null'altro che questo, molto simile, connect, get instance, get location, new SQL clone image, niente di più. E quello lì si trasforma in questo task. Quindi questo proprietario, scusate, ci manca un tanto, proprietario gestito invece che scrivere il vostro PowerShell. Questo è quanto. Se avete domande, poi magari rispondiamo alla fine. Adesso lascerei la parola a Giuliano. Salve a tutti, adesso sto recuperando le slide, io sono Latini Giuliano e da una chiacchierata di un po' di tempo fa, pre-coronavirus, con Alessandro è venuto fuori questo, diciamo che abbiamo visto insieme che una serie di problematiche e le abbiamo affrontate in due approcci e modi differenti. Alessandro ha presentato il suo approccio che nasce e si sviluppa all'interno del mondo canonico dell'SQL in Microsoft. Io, che normalmente mi interesso più di argomenti di frontiera come i container, soprattutto Docker, ormai da qualche mese più dei 5 anni a questa parte, ho preferito un altro tipo di approccio, anche perché, come diceva Alessandro, già dalla versione 2017 Microsoft rilascia, licenziato e certificato per la produzione, la sua soluzione containerizzata per avere a disposizione l'engine. Io utilizzerò per la mia demo la engine che gira su Linux. Allora, i container più o meno che caratteristiche hanno? Allora, il container isola l'engine. Che cosa significa? Significa che all'interno di una struttura che è a sé stante, che comunica con il resto del mondo attraverso una connessione TCP, e quindi la classica canonica porta 1433, se non ricordo male, ho la mia SQL Engine che comunica con i file che fisicamente registrano i dati che vengono maneggiati dall'engine. Questo aspetto qui mi consente di avere una scelta maggiore per quanto riguarda i contesti in cui far girare questa cosa. Io l'engine SQL Microsoft ce l'ho sia su piattaforma Linux, sia su un canonica piattaforma Windows, ovviamente con un container Windows, perché vi ricordo che pur essendo nati nel contesto Linux, Microsoft dal 2016, se non ricordo male, hanno sposato la causa Docker, stipulando anche una serie di accordi commerciali con Docker Inc. E di conseguenza anche nel mondo Microsoft ho la possibilità di avere container pienamente compatibili con Microsoft basati sul microkernel che sta alla base di Microsoft. Vi ricordo che le soluzioni di containerizzazione, ancora di più Docker, sono dei veri e propri hypervisor
a livello di sistema operativo che mettono in comunicazione tramite la propria engine il processo che viene che gira nel contesto isolato con il kernel che lo fa girare. Di conseguenza devo fare una scelta: se uso l'engine sull'ambiente Windows con microkernel Windows 8 che gira, avrò un certo tipo di infrastruttura, avrò la necessità di farlo girare su Windows. Se scelgo l'ambiente Linux, avrò la necessità di farlo girare su Linux. Nella demo che vi presenterò, io ho fatto la scelta di utilizzare Ubuntu, che è la distribuzione dentro cui è nato, è la distribuzione storica dentro cui è nato Docker, con una particolarità che è il file system BTRFS, che è un file system che ha una serie di particolarità. Quindi gira in ambienti multi-OS, è consolidato e facile, ha la caratteristica di consentirci di avere facilmente un approccio di infrastructure del code, quindi io posso molto facilmente generare script e pilotare le cose di script perché non ho GUI di fatto, e indifferentemente agisco nella stessa maniera con gli stessi comandi in contesti estremamente differenti, che è il contesto on-premise o il contesto on cloud a seconda di quello che voglio utilizzare. L'oggetto isolato accede ai dati dall'accesso ai dati tramite, come dicevo, il file system BTRFS o ZFS, che sono i due soli file system disponibili che implementano nativamente la tecnologia CAO, il copy and write, che mi consente a costo zero di risolvere il problema delle connessioni scrittura. La filosofia base, in due parole, di CAO è questa: è una lettura, è un'operazione parallelizzabile a costo zero. Che ci sia un processo o n processi che leggono contemporaneamente lo stesso dato non è un problema perché non ho collisioni. Se invece due o più processi vogliono scrivere contemporaneamente lo stesso dato, ho un problema di persistenza, nel senso quale tra i vari vince. CAO risolve questa problematica al momento attuale tramite una struttura a livelli, per cui se io leggo tutto dallo stesso livello, nell'istante in cui oggetti differenti, che in questo caso chiameremo container, collidono sullo stesso pezzo di file system CAO, nell'istante in cui un secondo container vuole scrivere su un file in cui sta scrivendo un altro container, viene generato un nuovo livello. Questo mi permette di fare in modo che engine multiple accedano contemporaneamente agli stessi dati e ho la possibilità di mantenere isolata la scrittura e la persistenza dei dati stessi. Ho visualizzato tramite questo frammento preso da un vecchio documentario Disney più o meno come funziona la soluzione che ho voluto realizzare. Questo tipo di soluzione si basa fortemente su CAO e richiede al di sotto il BTRFS. Sfrutta un framework che si chiama Buttervalium che mi aiuta a gestire i volumi dati. La mia infrastruttura è: ho un container che mi realizza l'engine, ho un volume dati a cui è attaccato il container dove gira l'engine che mi persiste la parte fisica del database, quindi file che sono coinvolti. Il nodo Docker tramite Buttervalium mi consente, tramite un meccanismo a snapshot, di tirar via a caldo il container dati e di conseguenza il file che al momento è bloccato dall'istanza dell'engine che sta girando in quel momento. Fatto in maniera in tempi differenti, che cosa succede? Io avrò una progressiva stratificazione, nel senso che avrò una serie di fotografie, come vediamo qui in figura, differenti su cui potrò fare lanciare i miei test.
La fotografia più recente, la fotografia più vicina alla telecamera è quella di produzione, perché è quella più aggiornata di tutto. Questa operazione dal mio punto di vista ha un costo zero, totalmente zero. Come viene fatta? Attraverso questo tipo di architettura. Io ho il mio container che mi realizza e mi espone la produzione, dove ho un DB Prot, che è il volume che mi contiene i dati di produzione, ho uno o più container su cui faccio girare i test, e ciascuno ha il suo volume che contiene i dati su cui opereranno i test. La generazione del volume dei dati su cui girano i test viene fatta tramite Butter Volume Clone. Ovviamente tutto questo agisce senza che DP Prod venga staccato, collegato, o l'istanza di produzione venga fermata. Iniziamo a vedere fisicamente che cosa succede. Allora, un attimo che cambio contesto. Allora, vediamo se lo ritrovo. Poi, ecco qua. Scusate, non è facilissimo. Ecco qua. Ho preparato il mio ambiente sfruttando Visual Studio Code. Io ho già operativamente un'istanza, che è la mia istanza di produzione, come vedete, e ho già preparato la connection string per collegarmi a una mia istanza di test. Il mio ambiente di lavoro è un nodo Ubuntu con file system BTRFS, che è di fatto una macchina virtuale. Realizzata molto semplicemente, basta seguire le istruzioni di installazione ricordandosi di utilizzare il BTRFS, che è uno dei file system disponibili in fase di installazione. All'interno poi vado a installare il framework Butter Volume, che mi consente di vedere una serie di cose. Molto velocemente, perché mi sa che siamo un po' strettini quei tempi, sì, ne abbiamo tantissimo, come al solito il tempo in anno, purtroppo a me piace molto tantissimo la linea di comando, come ahimè Alessandro sa bene. Questo per farvi vedere praticamente con che quantità di dati lavoriamo. Come vedete, il mio data prod, che è il volume che mi contiene i file che realizzano MyDBase, scusate, dimentico sempre la security. È 9 giga. Per generare praticamente il database su cui farò girare la mia istanza di test, lancio il comando. Ho generato data test. Come avete visto, diciamo che stiamo parlando della generazione di un clone secco dei dati in circa 2 secondi, 3 secondi, più o meno ragioniamo su quel livello, ovviamente senza staccare l'istanza. A questo punto, come verifico che tutto funziona? Vado nel mio ambiente a cui ho collegato il nodo Docker, lancio la mia istanza contando sul fatto che il database con tutta la parte del security, i dati, le utenze già bella e pronta, la lancio, e a questo punto non devo fare altro che andare ad aprire con la connection string il collegamento. Purtroppo sono stato un po' troppo ottimista. Come vedete, è più veloce costruire il clone di un volume dati che far partire l'istante integrazione. Infatti ci ha messo qualche secondo in più. Qui vediamo complessivamente la stessa cosa. Come vedete, i dati sono gli stessi. Qui faccio una select su una tabella che mi viene visualizzata adesso di qua,
io se vado a cercare dentro la tabella beige dovrei ottenere, sempre facendo una select, più o meno lo stesso risultato, sia come codice che come nome. Eccolo qua, infatti, come vedete l'ID è identico in tutte e due le istanze, è troppo, non è performantissima la soluzione, anche perché il povero portatile sta facendo un po' i numeri, però come vedete io con due o tre cose ho fatto più o meno esattamente le stesse cose che ha fatto Alessandro, e quindi ho un ambiente totalmente che nasce dall'ambiente di produzione, in tutto e per tutto, comando secco. Ho realizzato un engine che mi permette di operare su quei dati lì, e quindi ci faccio tutto quello che voglio, test manuali, test automatici, faccio veramente quello che mi pare, con la certezza che non vada a interferire con la parte di produzione. Vi dirò di più, Butter Volume mi consente sia di operare manualmente che tramite schedulazione, generando in automatico snapshot che poi ripristinati diventano a tutti gli effetti volumi dati. Clone è uno shortcut che fa uno snapshot e lo ripristina con, generando data volume con un altro nome. La cosa ancora più interessante è che io, per impattare ancora di meno nell'ambiente di produzione, posso fare in modo che Butter Volume, lo snapshot su cui sta lavorando, non me lo realizza localmente, ma lo spara su un altro nodo. Quindi a questo punto tengo l'intera separazione, quindi avrò un nodo, un gruppo di nodi che seguono la produzione, che in un momento di scarico mi generano degli snapshot a caldo che vanno ad essere allocati all'interno di un ambiente di test, e quindi poi l'ambiente di test potrà essere utilizzato quando e come vorremmo, e vi ricordo sempre su dati veri, non su dati finalizzati. Posso anche costruire una serie di fotogrammi, di scenari, che ne so, i dati presi in un particolare periodo di carico che vengono testati e valutati con dati presi in un momento in cui c'è meno carico o ci sono esigenze differenti, perché magari i test vogliono provare il sistema in contesti differenti. Vediamo un po' quanto tempo mi è rimasto, c'è ancora un pochino di tempo. Vi ricordo tra l'altro che la chat è sempre a disposizione se volete fare qualche domanda, oppure sia per me che per Alessandro troverete nelle slide che immagino CloudGen, e che ringrazio, sono sempre gentili e simpatici, ci danno sempre l'occasione di chiacchierare di cose che ci interessano molto, anche se le persone, i non addetti ai lavori, ci guardano sempre in maniera un po' strana, e immagino che pubblicherà i risultati di questi eventi, il filmato e le slide. Vi ricordo tra l'altro che in fondo alle slide trovate, sia per la parte che vi ha illustrato Alessandro che per la mia parte, una sufficiente bibliografia che vi consentirà di approfondire ancora di più questi temi a seconda di quelli che vi interesseranno. Vediamo se riesco a fare una cosa molto molto rapida, chiudendo le cose qui, che è una cosa che ho preparato come primizia per farvi vedere alcuni dettagli. Allora, intanto disconnettiamo. Disconnettiamo il test, sto cercando di uscire in maniera pulita in modo tale che non ho poi problemi di sorta. A questo punto, qui facendo un bel docker stop test 01, ovviamente il plugin è open source al pari di Docker, l'ambiente è stato creato sia con installazione del nodo sia con installazione della parte Docker, seguendo la manualistica ufficiale presente sui siti di Ubuntu da un lato, di Docker dall'altro, e quindi non ho fatto cose particolari, ho inventato script. Facciamo un bel RM e vediamo se mi riesce questa cosa che ho improntato abbastanza al volo. Torniamo di qua e niente, io adesso dovrei aver preparato la costruzione.
di una tabella che è la copia di una tabella già presente, molto banale, vuota. Vediamo un po' che non mi faccio i capricci. Ok, la creazione della tabella è andata a buon fine. Inserisco una riga, banalmente. Anche la riga è andata a buon fine, verifichiamo che ci sia tutto. Ecco qua la riga. A questo punto facciamo un bel docker. Meno L, anzi, LS. Eccoli qua. A questo punto facciamo volume, un bel RM data test, lo sacrifichiamo. Come vedete, Docker gestisce questi volumi che il framework mi realizza come se fossero propri, perché il framework viene visto né più né meno come un device driver sotto molti aspetti. A questo punto, se faccio un altro LS, non ho più data prod, qui non ho più data prod, ma a questo punto posso rifare un altro clone, e se tutto è andato come penso, quello che ho creato in produzione lo dovrei ritrovare senza grossi problemi. Allora, vediamo un po', vai. Eccolo qua, c'è da aspettare quei soliti 2 secondi di più che lo startup dell'engine mi richiede. Tenete conto che alla fin fine la parte più onerosa è stata il Docker Copy, cioè il riversamento all'interno del volume di produzione del DB già bello e pronto, e insomma, attraverso quel tipo di canale la copia dei 10 giga non è proprio una cosa immediata. Tenete conto che se la macchina l'ho messa su in mezz'oretta, la copia dei 9-10 giga ci ha messo dai 15 ai 20 minuti. Quindi ecco, considerate quelle tempistiche lì. Non facciamo i miracoli, purtroppo, come si dice. Ci stiamo attrezzando, ma non li facciamo ancora. Mi connetto, eccolo qua, vediamo un po'. Siamo fortunati e non mi ha fatto brutti scherzi. Toh, ecco qua la tabella che ho creato e vediamo un po' se ho la riga che anche ho registrato. Eccola qua. Quindi, come vedete, io aggiungo dati, ripeto il clone e automaticamente ho dall'altra parte i nuovi stati che sono stati resi persistenti all'interno dei file fisici contenuti dal data volume. Vediamo un po' di tornare alle slide per le conclusioni. Dove si sono nascoste? Eccolo qua. Per cui continuiamo. Abbiamo le conclusioni. Alessandro, le fai tu o continuo io? Non c'è nessun problema. Vai, vai, Ok, continua pure, così se ci perfetto. sono E domande. ottimo. Quindi abbiamo visto due scenari. Uno scenario che è quello, l'approccio classico, chiamiamolo così, legacy non mi piace come termine, perché a onor del vero c'è ancora tanto, tanto di installato su quell'oggetto lì, quindi non lo trovo legacy Magari ti data prod. aggiungo a volte costretto. A volte costretto, anche questo ti do ragione, perché diciamola com'è, a noi piace molto anche vedere cose nuove, per cui la pappa col pomodoro 1 o 2 volte va bene, ma se la mangi per un mese intero, insomma. Per cui dicevamo, SQL clone contro container. I container sono semplici e danno isolamento, li posso realizzare sulle due piattaforme principali.
però la produzione deve essere già containerizzata, ovviamente io devo partire da un'infrastruttura già messa in una certa maniera, o quantomeno mi devo porre il problema di migrare da una situazione classica a un approccio containerizzato, considerato il fatto che dal 2017 io ho la garanzia piena e tutto il supporto Microsoft per gestire questo nuovo scenario anche in produzione, quindi sarebbe il caso di iniziare anche un po' a pensarci. L'SQL clone invece consente, è semplice, è isolato, purtroppo come contesto è ottimizzato e pensato per l'infrastruttura prettamente Windows, ed è però perfetta per la stragrande maggioranza della base installata e vi consente di continuare, vi consente di utilizzarlo senza travolgere o quantomeno mettere in piedi programmi di migrazione che potrebbero essere onerosi, o quantomeno il passaggio a un'architettura containerizzata non è detto che sia così immediatamente vantaggioso. Però vi ricordo, e penso che Alessandro sia d'accordo con me, che avere uno scenario in cui io facilmente parto dai dati di produzione e riesco a sperimentare sopra quello che andrà a far evolvere la produzione, sicuramente mi fa stare un po' più tranquillo quando farò questo ulteriore passettino in avanti. Vuoi aggiungere qualcosa anche tu, Alessandro? Sì, qualcosa che riguarda ovviamente il concetto di software di terza parte. Con i SQL clone è vero, usiamo virtual hard disk, è vero, usiamo la virtualizzazione di Windows, però è tutto pacchettizzato all'interno di una serie di commandlet PowerShell che sfruttano appunto tutto quello che è un prodotto, che quindi ha un costo e non costa neanche poco. Magari poi ti invito a guardare il link della casa produttrice per vedere appunto i costi. Resta il fatto che potrebbe essere una soluzione estremamente comoda laddove avete già delle virtual machine e volete sfruttarle per come sono, magari anche per un tempo fino a che non decidiate di passare ai container. Ecco, in quel modo la spesa è comunque limitata a un certo periodo e è possibile comunque andare a lavorare su questa tecnologia con tutti i vantaggi che porta appunto l'approccio, perché questa è proprio questione anche di approccio culturale, cioè avere qualcosa di isolato, ripetibile, che non danneggi, che mi dia feedback soprattutto che mi consenta velocità e continuità di tutte queste nostre pipeline di automazione che ormai abbiamo messo in pista con DevOps. Quindi personalmente fra poco penso che non ne potrò fare a meno, vuoi dei container, vuoi del cloning, comunque mi servirà quasi sicuramente. Inoltre volevo aggiungere che le due soluzioni presto potranno essere usate insieme, ok? Quindi sarà possibile avere SQL clone in container e oltretutto avere due livelli di estrazione, ma per ora non posso ampliare la superficie dello spoiler. Beh sì, non roviniamo la sorpresa, insomma. Avanza con la slide, che qui mi sa che siamo ormai verso le conclusioni vere e proprie. Io l'unica cosa che posso aggiungere è un mio trascorso. Ricordo un Natale di un po' di tempo fa, collaboravo con una persona in un'azienda qui locale, una piccola azienda con centinaio di dipendenti, con il suo bel nodo clusterizzato SQL, e ci fu un brutto crash. Avevamo la fortuna a disposizione, anzi, mio amico previdente, nonché DBA di vecchia data, aveva portato in mano i backup, salvezza di qualsiasi cosa, però all'epoca per un aggiornamento mal gestito dalla casa di sviluppo software, noi passammo da Santo Stefano a quasi il Capodanno a rimettere in piedi l'azienda, che in quel momento era chiusa per le ferie. Questo tipo di soluzione vi evita quello. Io per certi versi quel momento è stato colloquiale e divertente, insieme al mio amico
facendo cose che ci interessavano. Di contro è stato anche un peso perché quel periodo lì non sono potuto stare a casa, ma iniziavo la mattina alle 8 e si tornava alle 8 o alle 9 di sera per cena e il giorno dopo si ricominciava perché il 2 gennaio l'azienda riapriva, quindi i dati bisognava rimetterli in piedi. Io vi ringrazio per l'attenzione, Alessandro. Grazie a voi, anche a Giuliano che giustamente ha messo sui suoi contatti nella slide finale, me lo perdono, va bene così. In realtà non era fatta per più persone, a parte gli scherzi, dai, insomma, ormai siamo amici, non succede niente. No, volevo ringraziarvi, se avete domande in generale, vista l'ora, se vi va di scriverci, contattateci pure su LinkedIn, su Twitter, considerate che noi bramiamo comunicazione anche offline, domande e risposte, pannelli di discussione, chiacchierate, tutto quello che può portare alla condivisione per noi è importantissimo e interessantissimo. Quindi non esitate, non preoccupatevi che c'è sempre tempo per fare due chiacchiere. Grazie a tutti ancora e grazie a CloudGen. Grazie anche da parte mia, rinnovo l'invito di Alessandro a ingaggiarci, consultateci, per me è sempre un'occasione di crescita ed anche un momento divertente per vedere problemi nuovi, cose nuove e confrontarmi con qualcuno, è sempre uno degli aspetti che trovo più divertenti, quindi i nostri riferimenti li avete, vi ricordo le risorse che abbiamo messo in fondo alle slide, dove più o meno abbiamo indicato i riferimenti principali. Se la cosa vi ha un po' stuzzicato, qui trovate parecchio materiale per approfondire, per chiarirvi un po' di cose. Se non è sufficiente, sapete dove rintracciarci. Grazie tante a tutto CloudGen per il sostegno e per lo spazio. E noi a questo punto, incredibile ma vero, ma abbiamo finito in perfetto orario. Non so se Marco ci sente. Beh, devo dire che avevate anche un altro paio di minuti volendo. Penso che forse è la prima volta, che almeno a me non è mai successo, di concludere che mi si dicesse che avevo altri 2 minuti. Sai cosa c'è? È che è la prima volta che la presentiamo in due, la prima, prima, prima. Beh, E devo dire che è abbiamo stata provato, molto ma chiara. era difficile. Quindi No, abbiamo poi è detto, stata. teniamo i tempi anche brevi per non pestarci, no? Troppo, forse ha funzionato. Guarda, penso di parlare anche per quelli che hanno ascoltato, cioè per me è stata una bella sessione, molto chiara e sinceramente non avevo il benché minimo dubbio conoscendovi. Quindi vi ringrazio di essere stati con noi questa sera, ringrazio anche tutti i partecipanti e niente, buonanotte e alla prossima con CloudGen. Ciao a tutti!